Cari amici, oggi parleremo di un argomento molto importante e di cui si parla sempre troppo poco. Il riferimento è questo libro, fallo vedere perché gli amici si sono lamentati di non aver visto il titolo del libro. No, veramente quelli che ci seguono si lamentano sempre. Sì, vabbè, comunque sì. Sempre, diciamo sempre senza molte motivazioni. Ho seguito tutto. Allora, la prima cosa è questa, poi noi ci riferiremo anche a un altro testo molto importante che è questo, e che è intitolato Le terre interventi. Il titolo si vede poco perché è soltanto in rilievo. E prima di entrare nel merito di questo libro qui, La fabbrica della manipolazione, in cui si spiegano tante cose e ne leggeremo alcuni capitoli, vorrei partire da questo. Il titolo è Rovesciare i governi altrui. Bello, molto bello, mi piace il titolo. Allora, qui ci sono gli occidentalisti che si lamentano perché la Russia ha attaccato si è permessa di attaccare l'Ucraina senza il permesso dello zio Sam. Allora, qui abbiamo esempi di rovesciamenti e di tentativi di rovesciamento da parte degli Stati Uniti. Basta ricordare Indonesia, Filippine, eccetera. No, qui c'è scritto tutto. Di governi stranieri dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi. Attenzione, perché è molto importante. Oh, voglio ricordare che dal 1940 fino al 1945 la Corea era giapponese. Fino al 1945 Formosa, ovvero Taiwan, era giapponese. Ma dice, perché dici queste cose? Perché è stata presa dagli americani. Per controllare la Corea, che era giapponese, gli americani hanno fatto una guerra in cui le hanno pure buscate. Di brutto. Di brutto pure. Allora, Cina, 1949, Albania, 1949-53, Germania dell'Est, anni 50, Iran, 1953, Guatemala, 1954. No, bisogna sempre ricordare a quelli che fanno le Cassandre, che si tracciano le vesti per diciamo, l'usurpazione del nemico che va ad aggredire una povera innocente, che quella povera innocente, come per esempio l'Iran, tanto per parlare di Iran che tu hai citato adesso, non è che gli Ayatollah si sono svegliati nel 78 e hanno mandato a fare in culo l'imperatore, lo Shah. Semplicemente hanno ricordato qual è il loro diritto internazionale, cioè quello di essere una nazione sovrana e di gestire in proprio, democraticamente o meno, non cambia poco, comunque le decisioni che vanno prese per la responsabilità delle azioni che sono state commesse prima di quello che loro dicono. Come adesso l'aggressione della Russia segue a 15 anni di vessazioni del potere centrale contro i poteri locali. Non vessazioni subdole, guerra sparata. Strage. Siria 1956-57, Egitto 1957, Indonesia 1957-58. L'ho detto prima, visto? Indonesia, Filippine anche. Guyana Britannica. Hanno fatto una serie di colpi di Stato, non uno.
una decina di colpi di Stato. Eccoli qui, sono tutti qua. Guyana Britannica, 53-64. Iraq, 63. Non l'ultima invasione, l'attacco con la morte del legittimo presidente dell'Iraq. La prima, no, precedente. No, non andava bene perché c'erano le armi di distruzione di massa che dopo due guerre hanno dovuto ammettere che non c'erano. E quel cretino di Saddam Hussein a dimostrare che non ce l'aveva. Nel momento in cui le accusavano di averle, le doveva avere, certo. Le doveva comprare. E te le butto pure addosso. E te le butto se subito. Cazzo. E le faccio bere agli aviatori americani. Affanculo. Vietnam del Nord, 45-73, 15 anni. Cambogia, 55-70. Laos, 1958-59-60. Ecuador, 60-63. Congo, 1960. Francia, 1965. Poveri i nostri aviatori morti, assassinati a Kindu. Sì, a Kindu. Che li hanno fatti fuori. Che li hanno fatti fuori, era l'obiettivo sbagliato, ma c'avevano ragione da vendere i congolesi a come. Sì, solo che anche lì c'è stata una distorsione della realtà. Utile. Certo. Sappiamo bene. Francia 1965. Sono quelli che ci seguono, che molti di loro non hanno chiaro che viviamo in un mondo trascendente. Brasile 62-64. Repubblica Dominicana 1963. Fai prima a dire quello che non è, che non hanno. Qua ce ne sono un centinaio. A tal proposito, leggeremo a suo tempo le dinamiche che hanno portato alla costruzione del canale di Panama, che è molto interessante. Inizio Novecento, controllo dei paesi del Centro America. Esattamente. Cuba dal 1959 a oggi, Bolivia 1964, Indonesia 1965, Ghana 1966, Cile 64-73. Quindi non è una solo l'operazione che magari qualcuno ancora si ricorda della morte di Allende, del presidente della Repubblica Cilena. 1973. Ma è andata avanti per lungo tempo questa pressione. Perché? Perché il Cile è produttore di grandi quantità di materiali, di materie prime importantissime per gli armamenti. Grecia 1967. Grecia, Costa Rica 1970-71. Bolivia 1971. Australia 1973-75. Angola 1975 e anni 80. Zaire 1975. Portogallo 1974-76. Giamaica 1976-80. Seychelles, te lo ricordi? Lo sbarco alle Seychelles? Come no? 1979-81. Chad 1981-82. Grenada 1983, te lo ricordi il Grenada? Come no? I paracadutisti a Grenada. Come no? Yemen del Sud 82-84. Suriname 82-84. Ricordiamo proprio di Yemen, che sono 20 anni che c'è una guerra di cui nessuno parla, fomentata in particolare dai paesi arabi e dagli Stati Uniti e Israele. Esattamente. È una posizione strategica importantissima. E beh, quella per cui abbiamo combattuto anche noi varie guerre. Esattamente. Soprattutto per il controllo, perché noi avevamo una posizione strategica importantissima in Eritrea. Certo. Per quella ragione noi siamo in un modo o nell'altro ce l'hanno lasciata anche nell'immediato secondo dopoguerra. Fino al 62-64. Obiettivamente, Eritrea è importantissimo, Somalia,
però hanno anche lì fomentato delle guerre civili, di modo che... Disastro civile hanno, ecco, creato. Una povertà indotta in un paese che avevamo sistemato per bene durante il periodo colonialista. Avevamo investito con miliardi, la morte, di lire, miliardi di lire dell'epoca. Avevamo investito. Con la morte... Non solo non avevamo preso niente da Mogadiscio, ma avevamo investito un sacco di soldi negli allevamenti, nelle coltivazioni dei banani e così via. Con la morte di Ilaria Alpi, ricordiamocelo, certo, sempre, certo, che era un testimone abbastanza scomodo. Nicaragua 1981-90, Panama 1989, Bulgaria 1990, Albania 1991. Tutta la storia dei Carpazi e della geografica dei Carpazi e dell'Illiria, diciamo così, è stata tutta una montatura, perché è vero che c'erano le emergenze etniche che andavano ribollendo in quegli anni, sì, ma è anche vero che il caro Tito non era molto di primo velo, era uno che, sì, le cose sapeva gestire, e sì, se avesse avuto modo e potuto gestire e controllare le varie province della Jugoslavia, avrebbe fatto molto meglio di quello che sta succedendo adesso, perché stanno ricominciando a romper cazzo con la Macedonia, eccetera. Va tenuto presente che lì c'è stata una presenza turca importante, che plurisecolare, è esistita per lungo tempo. Questo comporta un aspetto che lo dobbiamo dire, certo, e l'aspetto è, appunto, a parte il fatto che lì, da quelle parti, è nato il primo conflitto mondiale, e lo dobbiamo dire perché ci sono cascati tutti come scemi. L'altra cosa però... No, gli italiani, il governo italiano, anzi i governi italiani del momento, quelli attorno agli anni 90, sapevano bene che cosa andavano a fare e che porcate andavano a coadiuvare con gli americani. Negli anni 90 del Novecento. Sotto l'egida della NATO, io sto parlando della prima guerra mondiale. Sì, no, ma io sto parlando a quello che stavo dicendo, sì, cercando a dire quello che dicevo prima. Ma io non volevo semplicemente dire che un occhio e un ditino della Turchia ce l'abbiamo anche adesso, e ricordiamoci bene, qualsiasi sommovimento che accada da quelle parti mette in moto... Ricordiamoci che Solimano era un grande stratega, come Erdogan è un grande stratega. Esatto. E quindi Erdogan sa benissimo come si muove e si deve muovere quello che è stato un grande impero, tra l'altro il nostro impero. Ma comunque sia, ha lasciato delle tali tracce. No, ma anche lui ha degli interessi talmente forti, talmente radicati sul territorio, che non mollerà mai la sua assolutamente, posizione assolutamente. Di potere, diciamo, di preponderanza a livello decisionale e internazionale. E ricordiamoci che la Bosnia è abitata da popolazioni ottomane, che in parte sono ottomane e in parte afferiscono come serbi alla Russia. Certo. Lì è un punto di attrito o, volendo, di incontro. Bulgaria 1990, Albania 1991, Iraq 1991, Afghanistan anni 80, Somalia 1993, Jugoslavia... Uno si dovrebbe andare a domandare, uno che vede i giornali, fine i giornali, e legge le cazzate che... Uno si dovrebbe andare a domandare, che cazzo ci sono andati a fare a sostituire i russi, gli americani per 20 anni lì? In Afghanistan, che cazzo hanno fatto? Che hanno combinato? Beh, se la sono spartita. Certo. Hanno pagato i ribelli contro i russi. Certo. E la sconfitta della Russia in Afghanistan ha comportato come conseguenza primaria la caduta del bolscevismo in Russia. Certo. Gli ultimi decadentissimi. Certo.
vertici del Partito la Comunista del Partito Socialista Reale esatto. Era quella. Bisognava dargli una botta, gliela botta, gliel'hanno data dall'interno. Certo. Gliel'hanno data in Afghanistan. Ricordiamoci che i reduci russi sono stati oltre 100.000. 100.000 famiglie russe che hanno avuto delle perdite definitive o di lesioni. No, ma i reduci erano conciati male, Se erano reduci dalla prigionia degli afghani, certo. Erano conciati piuttosto male. Purtroppo sì, è chiaro. Somalia 1993. No, volevo concludere. A che sono serviti, come dicevo prima, 20 anni di occupazione americana dell'Afghanistan. Per non darla definitivamente in mano ai russi. L'hanno comunque tolta agli inglesi. Oh, ricordiamocelo. Oh, ecco, questo è uno dei veri scopi della presenza americana in quelle aree. E gli inglesi non sono mai riusciti. E il controllo del commercio delle droghe, della droga, sì, dell'eroina. Esatto. Quello è il business principale. Perché uno mi dovrebbe spiegare come cazzo è possibile che c'è uno stato di occupazione del paese con oltre 200.000 militari sul territorio e tu continui a produrre eroina tranquillamente, le tue coltivazioni di papavero che si vedono pure dai satelliti, no? Figurati se non... Ma ti immagini. Tutto alla luce del sole. E allora che sta di? Vuol dire che il controllo delle droghe è uno degli elementi e delle commerci tuttora importanti e gestite da certi nuclei di potere dei paesi internazionalmente più e ricordiamoci potenti. Che c'entrava di mezzo anche l'Italia, certo, con certo. I nostri militari che tornavano in Italia 3.000, con 3.000, la droga, certo, dentro 3.000 persone stabilmente le canne dei fucili per una quindicina d'anni in Afghanistan. Iraq 1991, Afghanistan anni 80, Somalia 93, Jugoslavia 99-2000, Ecuador 2000, Afghanistan 2001, Venezuela 2002, Iraq 2003 e Haiti 2004. Ce lo ricordiamo la discesa dei paracadutisti ad Haiti, come no? Che serviva anche degli aiuti umanitari che portava che serviva l'Italia. Per minacciare Cuba. E qui c'è un'altra lettura. Ma Cuba a Castro non gli rompono il cazzo perché la gente si è bevuta anche all'epoca, nel 1962-63, si è bevuta la chiacchiera che gli americani avessero intercettato la spedizione dei missili russi. Sì, ma quale spedizione? Quante altre sono invece passate e non gli hanno potuto fare un cazzo? Sì, quindi e poi quelle specifiche... il signor Castro non gli hanno rotto il cazzo perché lui le bombe atomiche ce l'ha sul serio. Perché se no da mo che l'avevano fatto fuori, addirittura hanno imbastito la dinastia dei cosi con Raul, no? Certo. Con Raul Castro, vuol dire che evidentemente non gli possono fare un cazzo. Un castro. Un castro. E facciamo presente agli amici, perché qui parliamo appunto di condizionamento mentale, che quegli strani razzi che navigavano su un banalissimo portacontainer. Porta container in vista a chiunque, non erano veri e servivano solo come copertura per certi rapporti. Non a caso Giovanni XXIII ha detto state buoni, sì. State calmi, perché quello lui lo sapeva che Castro i missili ce l'ha davvero. Ma certamente, ci vuole poco averli. Allora, queste sono le cose. C'è una piccolissima... articoletto che vi voglio leggere. Dicembre 2004, Europa dell'Est, da satellite sovietico a satellite americano. Non avrebbe dovuto essere una grande sorpresa per nessuno la recente rivelazione che l'amministrazione Bush ha speso più di 65 milioni di dollari solo negli ultimi 2 anni per aiutare organizzazioni politiche in Ucraina. Ma come dice che l'Ucraina era indipendente e libera? Per addestrare gruppi e individui contrari al candidato sostenuto dal governo russo.
per far incontrare il leader dell'opposizione ucraina, Viktor Yushchenko, con i leader degli Stati Uniti e per aiutare a generare degli exit poll che indicassero chiaramente lui il vincitore delle discusse elezioni del 21 novembre, prendendo così l'iniziativa nella battaglia propagandistica con il regime. Vedete, cari amici, questo è un libro che è stato stampato negli Stati Uniti. Oltretutto, nel 2005, quindi che tutto quello che succede in Ucraina sia falso, la dimostrazione è qui. Ma io dico, ma come cazzo fa la gente ad ascoltare i telegiornali, a leggere porcate, diciamo, di ordine mondiale, internazionale? Ma così, poi qua abbiamo delle teste di cazzo di portavoce con una faccia sapute ed assaccenti che raccontano una marea di cazzate, capito? Ma di fronte ai quali le apparizioni della Madonna sono cose vere, allora, concrete. Allora, io ad esempio in quel filmato che hai visto te ho detto uno sfondone, perché parlavo della Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino che era stata pubblicata, sì, l'ho visto, il 24 giugno. Io ho detto del 1789 perché stavo parlando della rivoluzione, sì, francese, e ho pensato 1789, ma in realtà quella data lì è del 1791, che è l'anno primo della rivoluzione francese. E invece l'ho detto in pubblico e l'ho detto anche in video, quindi la gente l'ha vista come minimo qualche decina di migliaia di volte nel sito di Andrea, che ha un bel seguito. Oh, ci fosse stato uno che mi ha detto, ma che cazzo dici del 1791 e non del 1789? Questo per dire che parli a una accogliata di gente incapace di intendere di volere, no? Gli puoi raccontare qualunque cosa e quelli per simpatia, semplice per passion, sì, per passione, no? Per comunità di intenti, ascolta la bocca aperta, così come le apparizioni la Madonna diceva bene Carmelo Bene che era apparso la Madonna, sì, come io, come te, noi appariamo alla Madonna, esattamente, non c'è cazzo da fare. Alle Madonne, quante ce n'ho io della Madonna, lo sapete. Proseguiamo. Attenzione, tutti i soliti sospetti erano presenti: il National Endowment for Democracy, NED, l'International Republican Institute, il National Democratic Institute for International Affairs, Agency for International Development, George Soros, Freedom House. Lui che parla di libertà, Soros, della sua libertà. Ma nemmeno lui, della libertà di vessare i popoli sottomessi. Ricordiamoci i 92.000 miliardi che si è pappato in un boccone solo in un fine settimana nel 1992 attraverso il controllo della lira, il boicottaggio della lira e la rivendita. Grazie al signor Amato. No, quello che poi è diventato Presidente della Repubblica. Ciampi. Sono Ciampi, operaio di lungo corso a servizio degli anglo-americani. Esattamente. Non a caso Presidente giovane, della Repubblica. Fin da giovane. E ovviamente responsabile, indirettamente, ma responsabile della morte di Borsellino e Falcone. E Falcone, ricordiamoci. Sin dalla fine dell'Unione Sovietica. Aspetta. E parliamo anche di Mino Pecorelli. Mino Pecorelli. Che io avevo conosciuto, come ho detto più volte. Che era uno che aveva due palle che ma aveva anche chi lo informava. Certo che ce l'aveva. È chiaro che tutto il suo movimento del 78 e successivi anni è derivato dal controllo della comunicazione, che l'informazione vera non uscisse fuori da certi ambiti, no? Certo. Ed è per quello che hanno fatto fuori anche Aldo Moro e altri personaggi meno influenti e così via. E che è culminato con l'adesione dell'Italia all'Unione Europea e la passiva accettazione di un cambio
truffaldino della lira con l'euro. Allora, una cosa importante che è uscita in questi giorni, un generale importante, di cui adesso mi sfugge, in questi giorni ha fatto uscire un suo libro di memorie che riguarda il 78 di Aldo Moro, e che racconta il fatto che Aldo Moro non fosse già stato prelevato dai servizi segreti americani insieme ai servizi italiani prima, sulla strada che da casa sua porta a via Mario Fani, prima che appunto fosse fatta l'aggressione di via Mario Fani, e che quindi, perché dice, lui dice che le Brigate Rosse non avevano l'esperienza e del maneggio delle armi così profondo, fondamentale, come quello descritto nel famoso film, non lo so, Piazza delle Cinque Lune. Ah sì, esatto. Allora, diceva lui, questo generale, che la capacità di assalto delle Brigate Rosse, di controllo di dove andavano a finire, non è assolutamente raffiche, possibile, no. Non poteva permettere il rischio di far uccidere Aldo Moro nel momento dell'aggressione, per cui stavano facendo una sceneggiata. Ci dà il caso che io c'ero, ma anch'io ci sono passato. No, io c'ero lì, ero proprio lì, sì, ho sentito, ero lì a 100 metri ho sentito tutto. Non ho visto esattamente le scene, perché eravamo tutti a 100 metri in un bar lì vicino. Non il bar Olivetti, peraltro, è stato un caso che io non fossi lì proprio, perché era andato a fare una colazione da un altro bar che sta a 100 metri, quando io invece lo facevo dal bar Olivetti la mattina della colazione. Questo non te l'ho detto forse neanche mai a te. Io ci sono passato lì un paio di ore dopo, perché quella era la mia zona di lavoro. Esatto, anche io invece stavo proprio già lavorando lì, stavo facendo colazione nell'intermezzo tra la visita da un cliente e un altro cliente. Allora, in quell'occasione tutti avevano, io non c'ero personalmente proprio da vedere da vicino, ma ho visto l'azione da lontano, ho visto le persone che scendevano e uscivano dalle macchine, scendevano sulle macchine a 100 metri, per cui non ho mai potuto capire esattamente la fisionomia di queste persone, però vedevo il movimento, la dinamica l'ho vista, e ti posso garantire che qualcuno che l'hanno prelevato dalla macchina, l'hanno preso, se era un fantoccio, se era un prestanome, se era un'altra persona invece di Aldo Moro, io questo non lo posso sapere. Però, non lo sapremo mai. Però c'era gente molto più vicina a noi che non si è guardata bene dall'andare a dirlo, alle forze dell'ordine. Anch'io non l'avrei detto. Capito? Anche perché ricordatevi bene che c'è un libro importantissimo che è stato stampato qualche anno fa, che dimostra in maniera molto chiara che Aldo Moro non fu tenuto prigioniero a 100 metri da qui. Ma quando mai? Ma nella sede dello IOR, negli appartamenti di proprietà dello IOR, vicinissimi a via Fani, e che erano facilmente raggiungibili proprio da via Trionfale. Nel 1999 la Jugoslavia fu bombardata per motivi assai simili. Negli altri paesi dell'Europa dell'Est, Washington ha usato le armi usuali, la sovversione politica e soprattutto economica. Durante le dimostrazioni di protesta in Ucraina contro le elezioni corrotte e il sostegno di Yushchenko, si vedevano luci laser, schermi giganti e al plasma, sofisticati impianti sonori, concerti rock, tende molto ben organizzate per l'ospitalità ai dimostranti e montagne di sciarpe e stoffe color arancio, il colore simbolo del movimento di protesta. Di Soros. La rivoluzione arancio. Tuttavia i media occidentali, che hanno riportato un'ampia e scrupolosa cronaca degli eventi, ci hanno raccontato che era stato tutto organizzato spontaneamente dai dimostranti. Come oggi, esattamente come oggi. Non c'è nessuna rivoluzione, a partire da quella francese, che abbia mai avuto una spontaneità. Esattamente. Che sia nata da una spontaneità. Ma anche quella francese aveva molti... A partire da quella francese. Ecco appunto.
compresa quella francese. Aveva molte spinte, ma lo sappiamo bene, multilaterali. I Rothschild in particolare finanziarono, come lo stesso nelle, a parte il fatto, a parte il fatto che la scintilla fu data niente o po' di meno che dal grandissimo scrittore Balzac. Il nostro chi era? Balzac, no. Ma che Balzac? Balzac, cent'anni dopo. Infatti. La scintilla chi l'ha data, scusa? Non mi viene in mente. Della presa della Bastiglia. Chi era chiuso nella Bastiglia? Sì. Era coso. De Sade. De Sade. Marchis de Sade. Il famoso Marchese de Sade. Era prigioniero della Bastiglia in quel periodo. Era l'unico prigioniero della Bastiglia. Sì. E incitava quelli che stavano sotto, tra cui un giovanissimo Napoleone. No, Napoleone no, assolutamente no. Era lì in quegli anni, eh? Sì, ma non era alla Bastiglia. Era pure amico di Robert de Maximilien. Ma faceva parte, sì, ma lui era, all'epoca era l'Accademia Militare. Sì. Al giovanissimo grande rivoluzionario morto come amico di Danton, Desmoulins. Desmoulins, sì, che fu anche l'agitatore che poi diede l'abbrivio alla rivolta e fu ghigliottinato assieme a Danton, assieme alla di lui moglie. Fagocitati dalla stessa rivoluzione. Esattamente, ma erano dei moderati e la fine dei moderati è quella, sempre finire uccisi dagli estremisti. Tuttavia i media occidentali, che hanno riportato un'ampia e scrupolosa cronaca degli eventi, ci hanno raccontato che era stato tutto organizzato spontaneamente dai dimostranti. Ma guardate. È sufficiente paragonare l'attenzione dedicata a questi servizi all'attenzione riservata negli Stati Uniti a chi contestava le elezioni americane del mese passato. Siamo nel 91. I legami di Yush Kencho con gli Stati Uniti sono molto forti. Sua moglie Ekaterina Shumchenko è americana e da tempo un'appassionata attivista conservatrice che ha lavorato per il Dipartimento di Stato durante l'amministrazione Reagan e per la Casa Bianca durante quella di Bush Senior. Questa era la moglie, ma d'altronde sono tutti questi messi lì dagli Stati Uniti. E qui siamo nel 91, Siamo nel 91. È la biondona che è diventata Presidente della Repubblica. Sì. Nel 2014? La falsa biondona, perché quando un momento ha smesso di vestirsi da ucraina, si è fatta vedere per quella che era, un'ebrea. Nazista, pure lei. No, questa è del 2005, scusate. Nel 1991 ha creato la Fondazione Stati Uniti-Ucraina, la cui missione annuncia... Nel 91, dillo, ripeto. 91. Nel 91 ha creato la Fondazione Stati Uniti-Ucraina, la cui missione... Appena usciti dall'orbita del socialismo la cui reale. Missione annunciata è di incoraggiare una riforma del libero mercato. Ma guarda caso! Le principali... Il libero mercato sempre in funzione di vantaggio a Soros e company, Soros... Non al bottegaio sotto venditori casa. Di droghe... Non al bottegaio sotto casa. Esattamente. Le principali fonti americane di finanziamento della fondazione provengono dal NED e dell'AID. Vi leggo queste cose, cari amici, perché queste sono le realtà con le quali noi ci dobbiamo confrontare, che sono sostanzialmente negate dalla comunicazione ufficiale, sia in Italia, sia quella cosiddetta ufficiale, sia quella cosiddetta di opposizione, che tutto dice fuorché la verità.
e che è composta da una serie di facce di merda che noi ci vediamo regolarmente in televisione e alle quali io farei... No, che poi fanno finta di combattere tra di loro all'ultimo sangue. Quando vanno a cena assieme... Darei da mangiare merda di cane per 10 anni. Finisco con questa altra cosetta e poi parleremo del condizionamento mentale. Vai, vai. Questa è bellissima. Non esiste furia nell'inferno pari a quella di una multinazionale provocata. Il capo della Cleveland Clinic, il cardiochirurgo Toby Cosgrove, andate a farvi operare in America, ha pensato che la presenza di un McDonald's nella sala d'aspetto di un ospedale reumato per la cura del cuore fosse deplorevole. E ha quindi deciso che il fast food venisse trasferito. Hanno ma la McDonald's... Lui. Hanno trasferito lui, mi sa. Bella questa, bella. La lotta vera che c'è oggi è tra multinazionali. Ma la McDonald's non era d'accordo e contrattaccò. Sostennero che il loro cibo era salutare. Porca malosca! Io una volta ho mangiato, giuro, è vero quello che sto per dire, non ero mai entrato... Ti era venuto un attacco di scorreggio? No, non ero mai entrato in un McDonald's. Una decina d'anni fa un mio amico, che poi ha fatto anche una brutta fine, poi dopo racconto, era ora di pranzo... Ti diede l'appuntamento lì? Mi portò di peso dentro questo negozio, ho voluto assaggiare prima di comprare, ho mangiato tre pezzetti di patate, tre patatine, tre, quella striscia, sì. Mi sono sentito male e io non ho mai avuto mal di stomaco, mangio sempre i sassi, cioè riesco a digerire. E la McDonald's ha annunciato che sta assumendo in Italia 5.000 sguatteri. Pensa un po' che stronzi. Quelli lavorano, ma sono gli stronzi quelli che gli danno i soldi. Certo. Ma la McDonald's non era d'accordo e contrattaccò. Sostenne che il loro cibo era salutare. Insinuarono che il dottor Cosgrove fosse razzista. Pure? Sì. Il motivo che era razzista? Per essersela presa con il negoziante afroamericano che aveva il locale in franchising presso l'ospedale. Fecero apparire lo spettro della disoccupazione per 40 dipendenti, saltuari e stipendio minimo, e dissero che la chiusura del locale avrebbe danneggiato seriamente i produttori di carne dell'Ohio. Questo è sicuro, perché da McDonald's si mangia solo carne. E tra l'altro anche malcotta. È anche malallevata. Se la disputa continuerà, sentiremo dalla McDonald's che criticare i suoi menù è anche causa della violenza nelle strade, della fame nel mondo e dell'aumento del riscaldamento del globo. Va bene, ragazzi? Ecco, queste sono le conseguenze. Puoi chiudere e parliamo di un'altra cosa. Sì, allora, sempre so long. Laudetur Priapus. E sempre sia laudato, o laudato.